Salve a tutti, volevo farvi vedere questa chicca, diciamo, per utilizzare i Sonoff Touch come anche deviatori, in quanto praticamente è possibile impostare delle scene all'interno dell'applicazione eWeLink, dove il quale praticamente andiamo ad impostare che all'accensione, alla pressione di questo tasto, quindi all'accensione, si deve accendere automaticamente anche l'altro tasto dove è collegato in pratica alla luce principale, cioè dove ci sono gli attacchi della luce. Questo qui, come potete vedere, praticamente è semplicemente collegato in corrente con un neutro e con una fase. In pratica, che cosa succede? Che quando premiamo e facciamo accendere o spegnere la luce, come vedete, si accende e si spegne la luce automaticamente anche su questa postazione. In pratica, mettendo delle scene, quindi faccio un esempio della scena dove diciamo questo chiamiamolo Sonoff 2, questo qui, e il Sonoff 1 è quello dove è collegata appunto la luce che c'è qui nel mio ufficio. Allora mettiamo Sonoff 1, scena 1, praticamente la chiamiamo Sonoff 1, accendi, automaticamente accendi anche Sonoff 2, quindi accensione. Sonoff 1, spegni, automaticamente deve spegnere anche questo. Poi si va sul Sonoff 2, si fa Sonoff 2, accendi, accendi anche Sonoff 1. Sonoff 2, spegni, spegni anche Sonoff 1. Quindi praticamente in descrizione adesso vi metto anche un disegnino delle scene così giusto per essere più chiaro, però praticamente come volevo farvi vedere che è molto funzionante. Accendo, cioè spengo e accendo da questa postazione, se posso un attimo vi porto all'altra postazione, questo mi è caduto, si è rotto, accendo, cioè spengo e si spegne, accendo. Si accende la postazione.